Stiamo cercando di salvare il Tribunale, perché comunque è l'ultima possibilità che ci resta. A quanto pare il Ministro, la politica non ci ha appoggiato, non ci ha ascoltato, non si interessano di noi. Allora cerchiamo di farci sentire con la forza, e questa finora è anche una forza delicata ed elegante, però il Ministro fa bene ad ascoltare questa situazione, a verificare la posizione di Sala Consilina, che non può essere accorpata al Lago Negro, ed è inutile che insistono, anche perché è una riforma sbagliata, ingiusta, soprattutto per quanto riguarda il territorio che copre il Tribunale di Sala Consilina. In fondo, con i correttivi che hanno fatto, è già bella che vanificata. Risparmio non ce n'è, giustizia nemmeno, saremmo bloccati completamente, ma noi non possiamo assolutamente permetterci di perdere il Tribunale, lo difenderemo fino all'ultimo, con ogni forza possibile, in ogni modo possibile, questo è chiaro. Beh, a me fa piacere che il maresciallo Cimino ha chiamato anche i pompieri e l'ambulanza, perché noi come colleghi siamo solidali con le colleghe e i colleghi che sono sui tetti per protestare, questa, perché giustamente si fa sera, sembra che non vogliono scendere, e allora siamo anche un po' preoccupati per questo. Non saremmo voluti arrivare a queste proteste estreme, però dopo i provvedimenti di ieri del ministro Cancellieri, che ci toglie ogni speranza, questa è la protesta della rabbia dei cittadini del Vallo di Diano, che si sentono letteralmente defraudati dei propri diritti, e quindi anche la cittadinanza che ci sta vicino dobbiamo ringraziare. Probabilmente non c'è neanche un punto di percentuale di salvezza, però almeno diciamo che ci lamentiamo contro i nostri parlamentari, contro i nostri politici, dell'abbandono totale del Vallo di Diano.